Dopodiché utilizzo gli ultimi 30 secondi per chiederle un'ulteriore cortesia istituzionale, oltre che personale. È stato qui, in questa sede, rappresentata la Turchia come una sorta di invasione, come una sorta di paese pronto all'invasione degli ottomani. Ora lei, signor onorevole deputato La Russa, già ministro della difesa della Russia, ricorderà che l'allora presidente del Consiglio del governo del quale lei faceva parte è stato il testimone di nozze della figlia del presidente di quel clamoroso e pericoloso paese che veniva ricordato adesso. Ci mette una parolina buona per spiegare che non è che succede tutto quello che si pensa e che stiamo parlando di un paese il cui presidente ha avuto la bellezza e l'opportunità di avere tra i testimoni di nozze della figlia l'onorevole Silvio Berlusconi, che forse ricordano anche quelli della Lega, forse. Presidente, questa raccomandazione per arrivare a Berlusconi la può fare a Marchini, che ha una storia di sinistra come la sua, e per cui se lei si rivolge a Marchini arriva più direttamente che attraverso me questa cosa. Per il resto le voglio dire...